prestante per lo sport, Francesco Brigolin, assessore allo sport del comune di Diano Marina. Grazie Gianni, vi ringrazio tutti di essere venuti oggi, abbiamo con Loredana Este pensato questa manifestazione, io ringrazio il presidente del CONI, ringrazio tutte le autorità, ringrazio Marco Greco che rappresenta il consiglio provinciale, il maggiore Sandri, il luogotenente Salvatico, tutti, perché è una testimonianza importante di dare un po' di visibilità ai nostri ragazzi e alle nostre associazioni sportive. Purtroppo il tempo è quello che è, ma credo che adesso non pioverà più, adesso mi... tutti i dovuti scongiuri, però credo che sia importante fare un percorso come sta iniziando il mio assessorato, proprio sport e poi turismo, con la Super Enduro abbiamo iniziato questa manifestazione in mezzo a ottobre, il Wind Festival, è molto importante perché lo sport è anche una grande palestra di vita, quindi ci stiamo impegnando e ringraziamo tanto le associazioni sportive, perché io devo dire che tutte le riunioni che faccio trovo tanta disponibilità, trovo tanta partecipazione, trovo tanto impegno, e l'ho dimostrato oggi perché sono 36 le associazioni sportive che partecipano oggi di Diano Marina, del Golfo di Anese, di Imperia, e portano tutti, quasi tutti gli sport che si potevano rappresentare. Quindi io vi ringrazio, spero che divertiate oggi. Vi ricordo ancora che stasera con Gianni Rossi ci sarà Sfida allo Sport, consegneremo 3 targhe a 3 dianesi che si sono distinti non solo in Italia ma anche nel mondo, domani, tempo permettendo, Diano in bicicletta, al pomeriggio con Fulvio Damele la presentazione di un libro con Luca Moretti, che è una cosa anche molto interessante, e alla sera chiudiamo con il concerto della banda. Quindi io spero che il tempo ci aiuti, spero che ci sia tanta gente che veda la nostra città, ma soprattutto che veda la nostra associazione, i nostri ragazzi e quello che fanno. Quindi grazie, grazie a tutti. Signori, non è un assessore, un uomo, un programma.